È possibile uscire anticipatamente dal mondo del lavoro e attendere poi la pensione pubblica? Ci sono degli strumenti che permettono di colmare quegli anni mancanti all'età di vecchiaia? Ciao, sono Diego Lancetti e sono un consulente finanziario autonomo per Atene SCF. In questo video ti mostrerò un modo per sfruttare la previdenza complementare ed uscire anticipatamente dal mondo del lavoro. Questo grazie alla cosiddetta RITA. Rendita integrativa temporanea anticipata. Coloro che decidono di aderire alla previdenza complementare hanno la possibilità, oltre di avere una rendita al momento dell'età pensionabile, anche la possibilità di ritirarsi anticipatamente sfruttando parte del capitale versato come rendita per raggiungere proprio quell'età di vecchiaia richiesta dall'INPS. Questo ti dà la possibilità di ritirarti anticipatamente fino a 5 anni prima dell'età pensionabile di vecchiaia. Questi 5 anni possono diventare 10 se al momento della richiesta della rendita anticipata temporanea si è inoccupati da almeno 24 mesi. Questo beneficio rappresenta un vantaggio importante dal momento che ti dà la possibilità o di ritirarti prima dal mondo del lavoro per una tua volontà, oppure nel caso in cui tu abbia perso il lavoro e hai difficoltà a reintegrarti nel mondo del lavoro. Questa tipologia di rendita si caratterizza per essere integrativa dal momento che usa parte o tutto il capitale accumulato all'interno del fondo pensione, temporanea dal momento che non è vitalizia ma serve solo a coprire quegli anni mancanti all'età di vecchiaia, anticipata dal momento che viene erogata prima dell'età di vecchiaia stabilita dal sistema nazionale INPS e prima dell'erogazione della pensione integrativa. Tutti possono richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata a patto che siano rispettati alcuni requisiti. Il primo è sicuramente quello di aver cessato l'attività lavorativa o volontariamente o per licenziamento. Bisogna avere un'anzianità contributiva pubblica al sistema nazionale INPS di almeno 20 anni, l'età della pensione di vecchiaia deve essere raggiunta massimo nei 5 anni successivi alla richiesta della rendita integrativa temporanea anticipata. Infine, bisogna avere la partecipazione all'interno della previdenza complementare da almeno 5 anni. Un caso particolare è che puoi richiedere la rendita temporanea anticipata anche 10 anni prima dell'età di vecchiaia, a patto però che tu sia disoccupato da almeno 24 mesi al momento della richiesta. Non è necessario essere disoccupati presso il centro per l'impiego, ma è sufficiente essere anche inoccupati. Non sarà quindi necessaria nessuna disponibilità a lavorare nell'immediatezza, che è l'unica cosa che distingue la disoccupazione dall'inoccupazione. Ti mostro ora un piccolo esempio, tanto per capire la differenza tra richiedere una rendita integrativa temporanea anticipata o attendere l'età di vecchiaia e beneficiare quindi di una rendita vitalizia dal fondo pensione. Prendiamo per esempio un capitale accumulato nel fondo pensione di 100.000 euro e consideriamo che mancano 4 anni alla pensione di vecchiaia. In questo caso, in cui tu scelga di richiedere la RITA, quindi la rendita integrativa temporanea anticipata, avrai l'opportunità di beneficiare di massimo 2.100 euro al mese per 4 anni e quindi consumare l'intero importo versato all'interno del fondo pensione. In questo modo non avrai alcuna rendita vitalizia al momento dell'età pensionabile di vecchiaia. Consideriamo ora che tu abbia raggiunto l'età di vecchiaia e quindi abbia accumulato evidentemente un capitale leggermente maggiore rispetto a quello precedente, ovvero 110.000 euro. In questo caso, grazie al coefficiente di conversione, otterrai una rendita, per esempio, di 380 euro al mese. Considera che questo importo varia sicuramente in base all'aspettativa di vita stabilita dall'INPS e al sesso e all'età pensionabile. Quello che si evince dall'esempio è che il capitale accumulato può essere utilizzato o per avere una rendita integrativa e quindi uscire prima dal mondo del lavoro e usare quel capitale per colmare gli anni mancanti all'età di vecchiaia, oppure usare quel capitale per
ottenere una rendita vitalizia al momento dell'età pensionabile e non uscire prima dal mondo del lavoro. La scelta dipende esclusivamente dalle tue esigenze. Un dubbio comune o comunque una preoccupazione che hanno i miei clienti è quella di avere la paura di non beneficiare più dei vantaggi fiscali tipici del fondo pensione. Andiamo a vedere quindi quella che è la tassazione di questa rendita temporanea. Questa rendita subisce una tassazione che è quella comune di tutti i fondi pensione. Si parte quindi da un massimo del 15% e si arriva fino ad un minimo del 9%, con una riduzione annuale della tassazione dello 0,3%. Quindi richiedere una RITA non comporta nessuna rinuncia a livello di beneficio fiscale offerto dallo Stato per la previdenza complementare. Anzi, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che anche nel caso in cui tu richieda questa RITA hai la possibilità di versare all'interno del fondo pensione i contributi desiderati. Questo ti permetterà di aumentare la tua anzianità contributiva alla previdenza complementare e quindi ridurre progressivamente la tassazione applicata al momento del pensionamento. Quindi puoi stare tranquillo che non perderai nessun vantaggio fiscale offerto dallo Stato per la previdenza complementare. Una domanda che mi potresti fare è: ma Diego, la RITA è vincolante oppure c'è possibilità di uscire da questa decisione? Bene, devi sapere che durante il periodo di fruizione della rendita temporanea anticipata hai alcune possibilità di azione. Innanzitutto puoi revocare la scelta e interrompere l'erogazione della rendita. Puoi decidere di trasferire il capitale accumulato all'interno del fondo pensione con automatica interruzione della rendita. Puoi richiedere un'anticipazione o un riscatto totale della parte del capitale non utilizzato per la rendita integrativa temporanea anticipata. Infine, e questo aspetto è molto importante, puoi continuare a versare capitale all'interno del fondo pensione e beneficiare della deducibilità fiscale. Abbiamo anche le stesse protezioni previste per la classica pensione complementare, ovvero per quanto riguarda la sua pignorabilità abbiamo la protezione al pari della pensione pubblica. Infatti può essere pignorato solo il 20% che eccede l'importo considerato come minimo vitale, quindi essenziale per il sostentamento. Anche in caso di decesso del contribuente che sta percependo la RITA, il capitale non versato sotto forma di RITA viene destinato ai beneficiari. Abbiamo visto questi vantaggi di richiedere la rendita temporanea anticipata e è una parte della previdenza complementare che ti dà la possibilità di ritirarti anticipatamente dal mondo del lavoro o per volontà o in caso di licenziamento. Ma quando è che davvero è conveniente richiedere la RITA? In realtà, più che una convenienza a livello economico o a livello fiscale, la scelta di richiedere la RITA oppure no dipende esclusivamente dalla tua situazione personale, lavorativa e privata. Se per esempio sei soddisfatto del tuo lavoro, anzi ti preoccupa andare in pensione per delle motivazioni personali, la RITA sicuramente non fa al caso tuo, in quanto è più conveniente attendere l'età pensionabile e beneficiare di una rendita vitalizia anziché una rendita temporanea. Nel caso in cui tu invece abbia la necessità di uscire preventivamente dal mondo del lavoro oppure lo hai perso, la RITA può essere un cuscinetto importante per raggiungere l'età pensionabile con tranquillità e quindi attendere poi la pensione pubblica dell'INPS. In questo video ti ho mostrato un aspetto importante della previdenza complementare spesso sconosciuto e che ti dà la possibilità di usare lo strumento previdenza complementare, quindi lo strumento fondo pensione, in modo più flessibile. Se hai la necessità di analizzare la tua situazione previdenziale ed considerarla all'interno di una completa pianificazione assicurativa, finanziaria ed eventualmente successoria, ti invito a richiedere una consulenza. Ti lascio il link sotto in descrizione. Prima di chiudere il video, ti invito ad iscriverti al nostro canale se non l'hai ancora fatto, per restare sempre aggiornato con dei contenuti in tema previdenziale, assicurativo, successorio e finanziario. Lascia un like se ti è piaciuto questo video e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, che ti risponderò io personalmente. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video.